Ciao a tutti! Oggi vi mostriamo, dopo aver rinnovato la porta, come rinnovare anche il telaio, quindi lo scatolato che c'è attorno alla porta. Innanzitutto il telaio va smontato per una facilità anche poi di applicazione. Lavorare in piano è sempre meglio che lavorare in verticale. Il telaio lo smontiamo nelle sue tre parti, quindi le due laterali più quella superiore. Andiamo a rimuovere la guarnizione, che poi sarà il punto di giuntura delle due strisce di pellicola. Rimuoviamo anche le cerniere in questo modo. Ogni sezione del telaio va applicata con due strisce di pellicole. La prima striscia di pellicola va applicata lungo un lato, la parte superiore, che poi andrà a fare il risvolto all'interno della fessura dove prima c'era la guarnizione. La seconda striscia di pellicola va su questo lato e sulla parte della battuta interna del telaio. Partiamo con la parte superiore. Aiutiamoci con il nastro adesivo per mantenere fissata nella giusta posizione la pellicola. In questo modo evitiamo di andare fuori squadra ed evitiamo appunto di andare a rivestire da una parte sì e dall'altra no, perché andiamo via completamente storti. Procediamo con l'applicazione, quindi rimuoviamo la carta posteriore in questo modo e applichiamo la nostra pellicola prima sulla parte superiore appunto del telaio. Così rimuoviamo il nastro e andiamo avanti con l'applicazione di tutta la parte superiore. Una volta fatta quella, passiamo con lo scaldare la pellicola lungo lo spigolo e la andiamo appunto a fissare prima sullo spigolo e poi sulla parte del bordo in questo modo. Ecco qua, così ci aiutiamo sia con la spatolina ma anche con le mani e la pistola, proprio per andare a scaldare e conformare e modellare la pellicola in questo modo. Quello che è pellicola in eccesso viene rimosso, quindi con il cutter tagliamo via tutto quello che è in eccesso e lo rimuoviamo. Andiamo a modellare ora la battuta interna del telaio in questo modo ed andiamo a premere con la spatolina in modo che la pellicola entri proprio nella fessura dove prima c'era la guarnizione. Vediamo più da vicino, ecco qui, la pellicola va proprio dentro nella fessura. Con il cutter tagliamo all'interno della fessura e rimuoviamo, vedete, la parte restante di pellicola in eccesso. In questo modo la prima metà di telaio è già fatto, ora dobbiamo fare solo l'altra metà. Procediamo con il taglio e la rimozione appunto della parte in eccesso, anche della porzione sia superiore sia in testa che in battuta del telaio. Facciamo lo stesso procedimento anche nell'altro lato e andiamo a vedere che praticamente rimarrà alla fine soltanto la fessura in cui andare di nuovo ad inserire la guarnizione. Una volta inserita la guarnizione, procediamo con lo scaldare la pellicola dove c'è la placchetta della serratura. Con il cutter andiamo ad incidere per fare un foro e andiamo a posizionare la nostra placchetta della serratura. Potete usare quella vecchia o una nuova, noi abbiamo usato quella che c'era prima. Andiamo a incidere per rimuovere la pellicola all'interno del foro e praticamente il nostro scatolato, il nostro telaio è fatto. Non vi resta che procedere poi successivamente con le altre due porzioni di telaio e poi andarle a unire e rimettere completamente insieme. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!